Ed eccoci in live, ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch e non solo, con un nuovo appuntamento con i nostri talk serali. L'appuntamento... Se non mi scordo di accendere qualcosa, ogni volta non sto bene, non sono contento. L'appuntamento dal venerdì al lunedì, sì, l'ho invertiti, non so perché, la settimana questo giro va al contrario, esatto, sì, in cui parliamo di attualità videoludica, stiamo insieme, chiacchieriamo, facciamo visioni di video con reaction e analisi annesse e discussione, facciamo altri tipi di attività e qualche volta capita di unboxare qualcosa. Ed è giusto, pensate un po', esattamente questo il giorno, no? Sapete Aragorn che dice ma non è questo il giorno? No, qui invece è il giorno, è esattamente quello. E vediamo insieme che cosa ci hanno dato e niente, per il resto chiacchieriamo amabilmente insieme. Mi devo scusare con voi per il fatto che non c'è stata la live di ieri, ma diciamo motivazioni familiari, ok? Non ho assolutamente fatto in tempo a essere in live ieri. Però vediamo di rimediare oggi con una live spumeggiante, manco Jim Carrey ai tempi di Musk. Esatto. Benvenuti a tutti ragazzi, siamo in live in questo momento su Twitch e su YouTube in formato vertical. Mi sto stabilizzando sull'andare live su TikTok soltanto la domenica per adesso, limitando il fastidio che mi dà TikTok Studio. E quindi benvenuti di nuovo ragazzi, benvenuti. Alberto Meleo, buonasera, ciao Zanfaus, ciao Aerosobrio, Luca, ciao Toti, Hunter, Mardok, Manuvender, Deinon, Pier Flavio, Tommy Saurito, ciao Musa, Cavagnao, ciao Mid, Italian Ace, Barga, Imp, benvenuti in chat per la prima volta. Salve, ti ho scoperto per caso, continuavi a uscirmi sui reel di Instagram. Sta succedendo sempre più spesso, effettivamente. È una di quelle cose che mi fa piacere, da moltissimi punti di vista, assolutamente sì. Dall'altro, uno per anni fa contenuti sui videogiochi, news e tantissime cose, e poi vanno virali le risposte argute a domande imbecilli. È così, insomma. Non so se chiamarla la legge del content oppure no. Sfumeggiante, anche quello va bene. Andrew, benvenuto in chat. Ciao Imp, di nuovo. Buonasera, Mantide, Muro di Pietra, Max, benvenuti. Io sono nuovo, ho visto i tuoi reel, sei simpatico. Esatto, Rafi, benvenuto. E sì, di nuovo, sta succedendo sempre più di frequente. Di nuovo, mi fa piacere. Anche un pochettino di rosicamento per altre cose. Ne ho già parlato nelle news. Ma, benissimo così, bene così. Ciao Bodyguard, ABC, Diego, Zicek, Sema, Luca, bentrovati. Al tuo amichevole boomer di fiducia. Esatto. Master Luke, ciao Sima, benvenuti. Allora, come sempre, che state giocando di bello, ragazzi, aggiornatemi sulle vostre vicissitudini. Ho come l'impressione che molti di voi stiano giocando a Dragon Ball. No. Considerando la quantità di persone che me lo stava chiedendo prima dell'uscita di Dragon Ball, adesso è uscito almeno l'Early Access. E sono convinto che molti di voi l'abbiano comprato nonostante le mie raccomandazioni, no? E stavolta ho anche una riprova. Volete sapere la riprova che ho? Qual è? Del fatto che comunque anche la mia community compra in Early Access, no? Nonostante le mie raccomandazioni? Instant Gaming. Io ho tutti quanti i referral, tutte le cose di chi compra su Instant Gaming. Mi sono accorto che il 30%, no, 30 no magari, 20% delle mie affiliazioni sono preordini. Già. E quindi, insomma, pensate quanti sono in altre community, perché oltretutto la mia community, io non faccio altro che dire che non bisogna mai preordinare, che l'early access non vale i vostri soldi e di spendere in altra maniera, no? Pensate nelle altre community, come va. Già, e quindi è così. A proposito di TikTok indicato come prima causa di orticaria tra gli streamers. Mi chiedo come mai, no? TikTok Studio ottimizzata a merda, abbastanza, sì. E prima era peggio, mo è migliorato. Ieri sera, visto che non c'era la live, seguendo le conversazioni della chat, non sono andato a strappone. Ah, o sei andato a strappone. Ah, ok, grazie. Sì, la cosa si sta moltiplicando. Non sta ancora sfuggendo di mano la cosa. E finché un meme va bene. Ira, buonasera. Quando ho iniziato a seguirti su YouTube e Twitch ho smesso di seguire i reel. Visto? Anche questa è una buona cosa. Victor, ciao. Finito la campagna di Sparking Zero. 182 personaggi passano, ma
Giochi uno come averli giocati tutti, perché uguali, mosse speciali a parte, noioso, mi aspettavo di più, droppato. Ma io ne sto sentendo parlare bene. Io l'ho appena iniziato, ragazzi. E devo dire che Dragon Ball Sparking Zero mi ha fatto capire, è stato uno di quei giochi che mi ha fatto capire, come nel caso dei Souls e dei Souls-like, che ci sono alcune cose che proprio detesto nei videogiochi, ci sono cose cui sono incapace né mi piacciono. E ho definitivamente capito che il picchiaduro in 3D fa parte di questi. La, diciamo, tre quarti delle volte non riesco a capire che minchia sta succedendo, e soprattutto nel caso di Dragon Ball, e il fatto di picchiare in 3D proprio no. Avevo già i miei sospetti, dopo aver provato un Budokai Tenkaichi tantissimo tempo fa e avendo giocato alcuni di quei giochi un po' spin-off tipo Jump Force e qualche giochino di Naruto, devo dire che, santi Dio, proprio no, non fanno per me. Chris, ma mi fai il reset del subgifter? Cioè? Hunter, ciao intanto, sono troppo boomer, non so come... non so cosa intendi. Forse ho capito. Intendi quello che appare in chat? Quello è l'all time. Sto continuando Final Fantasy Rebirth, ok. Starfield, ma io ci lavoro. D'accordo, d'accordo. Kill Knight, una bomba, te lo consiglio. Sì, l'ho provato, molto carino. Finito di dipingere Normagant dopo 7 ore. Vabbè, figo, figo. Silent Hill, Gladius, ok. Like a Dragon Infinite Wealth. Ciao, Andrew. Quasi sempre Sea of Thieves, d'accordo. Binding of Isaac, fighissimo. BG2, anche quello. Da bravo boomer sto giocando Silent Hill, preso in Early Access su River Remastered. Ah, ok, ok. I won, but at what cost? Mi pare giusto. A happy few. Mio TG mattutino ai videogiochi, grazie mille. Però il mio non è proprio un telegiornale, eh. Parlo delle news, sì, più importante. Però... Tori il count delle sub regalate? Ah, perché? Non è un non fa piacere la cosa? Che è il record? Questa non l'avevo neanche considerata come cosa. Non pensavo fosse un problema. Nel senso, un qualcosa che... Tra l'altro non mi ricordo neanche più come si fa. Mi sa che devo andare nelle opzioni, eccetera. Beh, se è un problema, si può anche fare. Posso fare quello che si resetta ogni mese. La cosa di Red Dead è vera o un fake? No, è vera. Ragazzi, sì. È arrivata la notizia di Red Dead Redemption 1 finalmente per PC, ma era stato veramente, veramente tanto rumoreggiata questa cosa, eh? Veramente tanto. Assolutamente. E quindi alla fine si è rivelato vera, ma anche perché era scappato fuori il rumor direttamente dalle promo di Rockstar, che c'era stato un errore, quindi sì. Ma è bello invitare il podcast Andrea Volpi di Top Games, lo conosco, ci ho chiacchierato più volte. Sì, sì, è stato presente anche alla maratona, quindi praticamente l'abbiamo fatto un podcast in live. Ragazzi, se volete andare a sapere potete comunque poggiare il telefono sul cruscotto con la live e fare tutto quello che dovete fare. Mi trovo nella situazione di non capire se devo appoggiare o no questa cosa. Propenderei per il no, però ok, d'accordo. Renir, ciao, ciao Lele, Giovi, ben trovati. Stasera, come da titolo, ci sono delle cose che sono qui vicino a me. Tra gli sviluppatori non c'è Grove Street Games, quelli dei GTA, per chi non sapesse. Ah, ok, quindi è un bene questo. Così posso farne altre senza sembrare troppo Chad? Ah, è questo. Ah, così. Ah, in questo senso. Vabbè, ragazzi. Questa è una cosa su cui si può fare un sondaggio, in effetti. No? Voglio sentire la vostra opinione. Ok. Vedete quella cosa che appare nella parte alta della live, no? Che è il count delle sub regalate o dei beats, eccetera. Adesso faccio un sondaggio per chiedere a voi se vi fa piacere o meno che si resetti ogni mese. Io il fatto che, cioè, di resettarlo ogni mese mi è sembrata
un po' pretenziosa come cosa, no? Mi fa piacere che si mostri chi ha donato più sub in assoluto proprio nella storia. Però, no, il sondaggio è solo su Twitch, ragazzi, mi dispiace. Questo sì, perché non c'è modo di fare un sondaggio multi. No, beh, ci sarebbe in realtà, però è scomodo, devo postare un link apposta e non appare a schermo. Ok, vai, iniziamo il sondaggio. Ah. Va bene, intanto così continuo a leggere i commenti. Ci vedo nulla di nuovo in questo Dragon Ball. Mi pare di capire che rispetto ai precedenti ci sono un po' di cosine nuove, ma è di fatto un Budokai Tenkaichi 4. È perché ha cambiato nome in Occidente e quindi sembra essere una cosa completamente diversa, ma in realtà non lo è. È Budokai Tenkaichi 4, letteralmente. Shakalaka, ciao. Yasumi, Quarvs, Klaus, Zolla, grazie mille dei follow, ragazzi. No, non ci lasciare indietro, anche noi siamo tuoi figli. No, Savino. Vabbè, tanto comunque è una cosa che apparirebbe solo su Twitch, quindi ha senso che ci sia la community di Twitch a dirlo. Più carino se il sub rimane o non si resetta, gamer, che siamo il punteggio nome, deve rimanere. È quello che ho pensato anch'io fino adesso. Però... boh. Un gioco Dragon Ball che uscirà il prossimo mese, che ne pensi? Non è... sto già giocando con l'Early Access, esce fra tipo 3 giorni. È quello, no? Fruttiamo di meno. Tra parentesi, non è vero, no? Questo mese è stata una cosa un po' particolare, ma nel mio caso no, frutta di più YouTube. Se uno proprio vuole saperlo. A livello di modello di animazione, come fedeltà all'anime, Tomb Fighter Z ancora superiore a Sparking Zero? Qui mi fai una domanda difficile, perché... c'è il mio profondo odio per i picchiaduri a 3 dimensioni o anche soltanto per esempio, Street Fighter. Ho cominciato a fare i giochi con modelli 3D, ma il gioco è ancora 2D. Io preferisco di gran lunga quello 2D. Fighters mi è piaciuto tantissimo. Quindi io sono un po' di parte. Questi disegni in cui ti ho taggato l'altro giorno, come ti è sembrato? Molto figo. Se mi ricordo bene il tag. No? Perché mi hanno taggato 3 persone su 3 disegni diversi a sto giro. Minchia. Il sondaggio è letteralmente 50-50. Letteralmente. Ma che cazzo? Quel Commandos... allora, Commandos di cui ho portato la demo sul secondo canale YouTube recentemente... no, no. È effettivamente un gioco nuovo. Solo da un punto di vista visivo? Allora, dal punto di vista visivo, Sparking Zero è veramente fighissimo, ok? Proprio tantissimo. Effettivamente, io sono ancora legato a Fighters. Sono un po' combattuto. Però io dico Fighters perché sono di parte. Mi piacciono di più quelli 2D. Ciao Andrea, ciao Gabriele, ben trovati. YouTube è comoda per chi come messa col cellulare non sempre mi prende bene. Sì, lo so, l'app di Twitch al cellulare tanti se ne lamentano. Yasumi, benvenuto in chat per la prima volta. O quella che mette spesso i tuoi video nelle storie. Ah, ok, allora, in realtà sta cominciando a capitare spesso anche quello. Quindi, vabbè, spero di aver capito comunque. Su 200 spettatori solo 26 hanno votato. Lo so, però con i sondaggi funziona sempre così. Alla fin fine. Va bene, dai. Tra l'altro non so come cambiare l'opzione al volo. Vabbè, allora, per questa live rimane. Mo dalla prossima però, dato che è 50 e qualcuno me l'ha chiesto, allora facciamo quelli al mese, ok? Va bene. No, vabbè, faccio vincere chi me l'ha chiesto, perché in realtà nessuno mi ha chiesto mai di mettere quelli all time. D'accordo? E quindi siccome c'è lo spareggio, ma c'è stata qualche richiesta, soprattutto a chi ha donato, di togliere quello all time, allora metto quello mensile. Seguo ragazzi il podcast di gaming, anche lui molto bravo e preparato, come te lo faccio conoscere? Beh, basta che lo tagghi, linki, quello che vuoi. Giocando God of War Ragnarok, quasi alla fine ho notato una cosa, i primi giochi sono più divertenti, vuole mettere le meccaniche GDR a tutti i costi, secondo me è un malus. Quello è un action GDR. Sì, in terza persona, molto più cinematografico, God of War dal 2018 in poi.
Quindi sì, è una cosa effettivamente diversa. Ogni volta che parte la telecamera in bianco e nero, sulla Terra passano 5 anni. È la miseria. Addirittura, una dimensione parallela in cui il tempo scorre diversamente? È un buco nero, letteralmente? Cacchio. Ho creato il male. Alien Isolation l'ho giocato, ma non mi è piaciuto più di tanto. Per il semplice fatto che già gioco horror e stealth. Quello proprio è una combo tremenda per me. Allora, la recensione di Silent Hill 2, se lo finisco, sì, arriverà. Però sarà una recensione un po' peculiare, perché, come vi ho detto già molte volte, io Silent Hill 2 non l'ho giocato, l'originale. Quindi diciamo che lo sto recuperando tramite questo. Problema per GTA non era il Ghost of Games, il fatto che Rockstar abbia detto sì, va bene, vendiamolo. Pure secondo me è così. Però... ci provo intanto, ciao Chris. Ciao Marcotto! Volevo sapere se continui la serie Silent Hill 2. Sì, allora, ho intenzione di continuarlo, assolutamente. E quindi, beh... ma che cazzo... io non... Hunter, ma tu sei proprio sicuro di non voler tenere quella all time assoluta e totale? Hunter, le tue azioni cozzano con la tua richiesta. Che succede, Chris? Non ho niente. Qualcuno, che non sei assolutamente tu, ha appena donato 50 abbonamenti alla community. Ma che cazzo? Io Hunter me lo immagino come i meme con cui lancio le banconote, ma con le sub. E soprattutto veri. E non un meme. Hunter vuole dare lavoro a Detective Cross. Mi sa di sì. Chris, sembra fake, sembra organizzata sta cosa. Hunter, ci siamo messi d'accordo? Non lo so, non so come smentirla questa cosa. Grazie. È una cosa talmente assurda tutto ciò che è una cosa, cioè, grazie. E Chris.exe ha smesso di funzionare. Tocca l'intervento del Detective Cross. La tua sorpresa è tutt'altro che organizzata. No, perché lo pensi? È strano. Scusa se riscrivo il 50 sub e ho spammato la chat. Il bonsai è vero, so che magari sembra una domanda stupida. No, no, è di plastica. È anche un bonsai su Amazon preso tipo a 14 euro. Dal massimo resetta solo il mio di count. Ma come solo il tuo? A parte che non penso che si possa fare. Ma... continuo a non capire. Ma... le tue azioni cozzano con la tua richiesta. Mannaggia. Che cazzo. Ok, adesso che ti sto spingendo verso l'alto. Ovviamente sto scherzando. Manco tanto, in effetti. Error 404, esatto. Dado CRL, benvenuto in chat. Stanno a caso di Dr. Chris e Mr. Cross. Tipo. Pensi, Metaphor ho provato solo la demo. Giocarlo è un problema, nel senso che ci vogliono, adesso pare 60 ore ho sentito, non tanto 80 o 100, però è tosto, cioè è un gioco che richiede veramente un sacchissimo di tempo. Quindi se lo gioco, lo giocherò con la calma, tipo che da qui alla fine dell'anno praticamente ne parlerò. Sì, Silent Hill 2 pare che le copie fisiche siano finite un po' ovunque. Pensavo fosse messo il giardinaggio e un babbo non in grado. Quando ti hanno chiesto lì compare, ho detto, boh, ne sai, sì, 80 ore ma sembrano 200. Già. Coburg, grazie mille.
Io non so che dire. Va bene. Comunque, se davvero vuoi, faccio la reset della sub, nel senso che d'ora in poi metto i donatori mensili. Però, Cristo santo, Hunter, che devo dire? Cioè, grazie, non so più che dire, veramente. Veramente non so più che dire. Sorry, ciao. Da Mario, benvenuti ragazzi a quelli che si stanno connettendo su YouTube e anche su Twitch. Grazie di cuore, siete in tanti oggi, ragazzi. Già. Su EMP comprai uno zaino e un berretto bellissimi di Deadpool. Grazie mille, Rabbit. Questo è una cosa che effettivamente mi aiuta in questo periodo. EMP è da poco che sta sponsorizzando il canale, quindi se cliccate il link mi fate un favore. Hunter, il mecenate. Questo poco ma sicuro. Questo è assolutamente verissimo. Alexius, grazie del follow. Classe migliore di WoW. Sì. Altro non posso neanche dire no, perché il mio main storico è proprio un nano hunter. Ecco, esatto, punto esclamativo EMP e vi manda il link. Esatto. Sì, ma sta live sta diventando tipo mono tematica sponsorizzate, questa cosa non mi piace. Parliamo di videogiochi, no? Uno ha appena donato 50 sub, uno sta parlando di EMP e della sponsorizzazione. Io sto per fare un unboxing di cose che mi ha mandato Endorphy. Mi state facendo passare per lo streamer marchettaro che non fa altro che promulgare prodotti tutto il tempo. Cristo santo. Sono Jerry Scott e sono tornato per te. Molto bene, ti sei ripreso dal tavolo rotto di Striscia la Notizia? Spero di sì. Ragazzino, segui sul Satellite Games Network? No, quello no. Satellite non ce l'ho mai avuto in vita mia. Manca il tuo merchandise. Tecnicamente c'è, però dopo che un sacco di persone praticamente non lo stanno notando, mo nei prossimi giorni, quando c'ho tempo, vedo di risistemare la cosa in qualche maniera. Non credo che Hunter cambi qualcosa delle classifiche, totale o mensile sarebbe in cima a prescindere. Grande. Sì. Qualcosa mi suggerisce che sì. Che sono fonte per il tattoo. Ma ti ho già risposto. Io il mio merchandise con LFDM l'ho disegnato con lo stesso font di Supreme. È quello. Quindi prendi il font di Supreme ed è quello. Cioè, tecnicamente è quello. Io il merchandise l'ho fatto così. Ma chi se ne frega i videogiochi, parliamo di sordi. No, raga, vi prego. Questa è una cosa che non vorrò mai fare. Chi si è lavorato duro, ora un po' di meritata gioia. Te lo dice una malnata di vecchia data in tutti i sensi. Grazie di cuore, grazie ragazzi. La cosa che mi fa più piacere di tutto questo è che la community che mi segue da tanto tempo in realtà è semplicemente felice per me. Questo veramente mi rende mega 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 felice. Davvero. Riesci a girarmelo su Instagram, per favore? Ma guarda, se basta che vai su dafont.de o qualche sito del genere da font e scrivi Supreme. Oppure Supreme Font. È veramente mega facile da trovare, è super comune. È proprio una cosa comunissima. Wind Warrior, grazie mille del follow. L'alert continuerà a trillare ancora per un po', ragazzi. Te lo merito, non c'è altro da dire. Grazie di cuore, ragazzi. Questa cosa mi commuove, veramente. Grazie, grazie davvero. Adesso come faccio a fare la transizione verso l'unboxing senza sembrare un marchettaro? Comunque, se sapevo oggi non ritentavo con l'abbonamento, che alla fine ce l'ho fatta con il Prime. Vabbè, mo te ne guarda. Tranquillo. Nel senso... grazie. Grazie di cuore. Va bene. Ti meriti questo piccolo grande successo. Grazie di cuore, ragazzi, davvero. Quando diventi ricco e famoso, dimenticare i vecchi amici. Non l'ho mai fatto. Tanto per cominciare, non sono ricco e famoso. Due, anche quando il canale è cresciuto, la community sa che parlo sempre nella stessa maniera. Ho segnalarti un gioco, magari lo conosci, ne già parlato. Chiedo scusa, c'è la demo su Steam, Mandragora. Ne ho sentito parlare, però mo che me lo dici mi fai venire un dubbio. Aspetta, Un attimino. Aspetta, vediamo un po'. Ah, no, aspetta, mi sa di no, invece. Ok. Digamo, fa subito. Adesso, quasi sicuramente vedrete un po' di sfarfallio delle cam. Anzi, aspetta, facciamo che lo stoppo per adesso. Il download... l'ho messo...
Devo prendere il processore nuovo. Il mio povero Ryzen non sopporta la live, anzi la doppia live, se non tripla, quando c'è anche TikTok e l'installazione di un gioco. Decisamente no. Cyberpunk è mica tanto. È proprio brutto. Ok. Marchetta senza problemi. No, raga. Io vi ho sempre detto che non ho problemi con gli sponsor, no? A me va benissimo così, a patto che mi consentono di dire quello che cacchio mi pare. Però, insomma, ovviamente voglio avere dei limiti. E se, oltretutto, se sono sponsor non strettamente videoludici, meglio ancora. Però con un canale di gaming arrivano principalmente quelli, quindi... Bene. Però ve lo dico, se poco poco arriva Red Bull, per dire, o Coca-Cola, quello sarebbe il top, perché quello proprio non c'entra niente con i videogiochi. Che faccio? Arrivo a 300? Hunter, per l'amor di Dio! Cosa... Come... Che cosa... No, non so già più che cosa dirti già da un po'. Che cosa altro vuoi ottenere se non me che balbetto e rimango fisso nel vuoto e comincio a gesticolare senza motivi? Oh Cristo. Era quell'altro, fai 300, fai 301. Perché lo incitate, ragazzi? Poi mi fate sembrare uno stronzo. Ho lavorato per Red Bull? Oh mio Dio, ah sì? Dal tuo gesto mi pare di capire che non è stata una buona esperienza. Mo mi dispiace per questo. Il Barba, grazie mille della sub con Prime. Ciao Jesse, come va? Stai bene? Beh, allora ragazzi, purtroppo vi devo dare la brutta notizia che gli ultimi due notti non sono state esattamente piacevoli. Purtroppo ho fatto una fatica bestia a dormire pochissime ore, tipo oggi tre. Soprattutto molto molto tardi. Mi sa che mi devo abituare a questa sorta di alternanza. Dennis, no, non mi piace il calcio. No, no, non lo seguo proprio. Muro di pietra, grazie mille delle 5 sub in regalo. Maledizione. Grazie, grazie di cuore. Grazie davvero. Erano 300, ero giovani e forti, sono morti, ma come? Ed ecco Hunter che ha effettivamente, alla fin fine, di fatto regalato 13 sub alla community per arrivare esattamente al numero che gli avete suggerito. Mannaggia. Grazie, grazie di cuore. C'è rimasto qualcuno in chat che non è sub? No, perché vedo solo simboletti delle sub. Tutto questo è colpa di Hunter. Grazie davvero. Grazie di cuore. Hunter x Hunter, sì. No, Cavagnao è rimasto senza. No, questa non era un'allusione, Oh. Ma ti stai lamentando dei top abbonamenti? Ma quale lamentela, ragazzi? È un aiuto gigantesco ed è fighissimo, e quindi grazie, grazie, grazie di cuore. È che è davvero tanto. No. Chi mi segue da un po' si ricorda quante erano le sub. Guardate il mio count! Tra l'altro l'ho pure aggiornato. Ne pensi di una PlayStation ibrida? Ah, quello che si sta dicendo per quanto riguarda... Allora, no, a dir la verità, i rumor riguardano la nuova generazione di PlayStation, quella PlayStation 6, che dovrebbe essere pubblicata come PS5 normale, ovvero l'attuale Slim, che avrà d'ora in poi quasi sicuramente l'approccio modulare, ovvero comprare il lettore disco a parte. Però si vocifera già da un po' che ci sarà una nuova portatile, ok? Una PS Vita 2. Però la differenza quale sarà rispetto a PSP o PS Vita? Che la libreria sarà in comune con PlayStation e quindi, con tutta probabilità, non ci saranno certo giochi esclusivi solo per la portatile, giustamente. E pare che Microsoft stia seguendo più o meno lo stesso approccio, almeno pare. Vediamo se sarà davvero così, ma i rumor sembrano abbastanza concreti. Chris, anche tu sei uno di quelli che vota 10 Metafore Fantasio. Ho giocato solo alla demo, non mi posso pronunciare. È un gioco da 60-80 ore. Hunter numero 1, solo abbonati. Praticamente sì. Pure Giorgio, grazie mille. Te lo meriti però, sei bravo. Grazie di cuore, grazie davvero. Prima avevi i capelli corti? Sì, li ho avuti un periodo. Te li meriti, dovresti avere anche molti più iscritti. Grazie di cuore. Quello sì, mi piacerebbe salisse. Nel senso, ho in questo momento 8141 follower dal count aggiornato che ho qui davanti ai miei occhi, proprio dentro Twitch Studio. E mi piacerebbe arrivare a 10.000, quello sì. Quello ve lo dico proprio chiaramente. Spero verso la fine dell'anno, più o meno.
Ciao Sabrina, ben trovata. Che Cristo, ho visto quanto eri senza barba, mi faceva strano meglio con la barba. Ma mi rivedrete così, perché ogni tanto devo tagliare, che per una questione di pelle delicata ogni tanto fa bene. Parlato di te, una cena di famiglia addirittura? Grazie mille. Appena finito di vedere le tue news di oggi, ho tua live sotto mentre dipingo gli Stormcast di Age of Sigmar. Sei un grazie mille, Luke. A proposito, fra un po', verso la fine di novembre, mi sa che cominciamo anche con le miniature. Dove la trovo l'emote del ciaddone? Io avevo soltanto le emote, quelle di base. Sono rimasto indietro. Mi sa che devo aggiornare anche le emote. Sì, mi sono già segnato il fatto che dovrò far ridisegnare le emote di Twitch e del canale. Devo metterci anche l'FDM, proprio chiaramente. Secondo te a che punto lo sviluppo di Kingdom Hearts 4? Secondo me ci vorrà ancora un sacco di tempo. Blasfemo, la barba si deve prescindere dalla sofferenza. Però attenzione, potreste... magari verso l'anno prossimo, no? Fra un po' di mesi, se riesco davvero a dimagrire, se riesco a trovare il tempo e la voglia di fare seriamente esercizio fisico, rimettermi in forma, eccetera, e potreste vedere dei cambiamenti in me, non solo nel peso, nell'aspetto, ma anche nella barba, nei capelli forse. Chi lo sa? Qualcuno qui potrebbe avere un piano per il futuro e per l'evoluzione dello stile e anche del posto che vedete qua del mio studio. Qualcuno potrebbe avere questa cosa in mente già da un po'. Mi spaventi, giuro. Qualcuno potrebbe già stare meditando da un po' di fare un certo tipo di sorpresa in una certa data. Shh. Chi sarà mai questo qualcuno? Sei Lord Chris? Vabbè, ecco, una cosa ve lo posso dire. Prima di fare questo grosso cambiamento, che sto meditando già da un po', la community potrebbe vivere questa cosa del Lord Chris. E sarà anche il momento in cui sono sicuro che molti si pentiranno di aver fatto questo meme per mesi e mesi e mesi di Sailor Chris. Eh sì. Perché qualcuno potrebbe vedere qualcosa. Già. Eh sì. Un tatuaggio in fronte all'FDM. Però... no, questo non è un mistero, che ho sempre voluto farmi tatuaggi... cioè, belli... belli pesanti sul corpo, mi sono sempre piaciuti, ma siccome costa l'ira di Dio, soprattutto a farsi rifare da uno bravo, qui ovviamente devi spendere, non ho mai avuto i soldi. Però, chi lo sa, magari l'anno prossimo qualcosa potrebbe cambiare. Enric, grazie mille della sub con Prime. Non mi diventare pop, quello poco ma sicuro no. Notizie su PS5 Pro, quelle che già sappiamo. Jaxa, ciao. Mi toccate il mio metal toro seduto per gli amici Sailor Chris. È l'FDM in fronte con un cazzo vicino. Questa direttamente da Oxford, proprio questa proposta. Grazie. Chris biondo? No. No. Guarda che con i capelli colorati mi avete già visto. Se andate a vedere i vecchissimi video. Chris Mars. Ah. Ciao Luigi. Questo cambiamento prevede anche maglie bianche con orsacchiotti felici? Chi lo sa? Chi lo sa? Non voglio dare troppi indizi. LFDM con il cazzo di sicurezza. Io quello non lo comprai, un mio amico sì però, quindi l'ho visto molto da vicino. Piercing ai capezzolini e vogliamo le foto? Oddio, quello non mi è mai piaciuto. Oh, per un periodo ho valutato il piercing qua, al sopracciglio, però alla fine non l'ho fatto. E c'ho il piercing qua, al naso e quattro orecchini. Per un periodo volevo fare l'orecchino anche quello alto, però è veramente scomodo. E quindi, boh. Sopracciglio vorrei troppo. Non lo so. Alla fine mi è sempre passata la voglia, ogni tanto viene fuori. Prima del cambiamento radicale voglio Churchill. Ah, vabbè, ma quello... quello potrebbe arrivare comunque, eh? Cazzo di sicurezza, edizione raffinatezzo. Sì. Mercetto già acquistato per regali, poi c'è da spiegare la scritta LFDM. Sì. Esatto.
Ho anche la versione raffinatezzo in legno. Oh, meraviglioso. E se fai il mio sport, il tuffatore del diavolo estremo? Sport olimpico per eccellenza. Sicuro una serata malnati con live su TikTok verranno premuti molti pulsanti per acquisizione video. di solito sì. Di solito sì, è vero. È la serata più prolifica per successivi reel che vedrete. Fabri Sound, grazie del follow. Allora, oh, che ore sono? A proposito. Va bene, ragazzi, allora. Adesso, Dragon Ball Sparking Chris. Ok, sì. Allora, dire dall'aspetto che sei ebreo. No, e poi come fai a dirlo dall'aspetto? Fossi ebreo ortodosso potrei capire, dall'abbigliamento, però dall'aspetto come fai? No. Esistono truffe con Chris? No, direi di no. Hai capelli come Goku? Quello è un po' scomodo, devo dire. È più difficile farsi questo che la cresta gigante. Chris 68, grazie della sub con Prime, grazie di cuore. Yannick Mattia, grazie del follow. Vuol dire che significa la forza dei... È vero, è vero. Musa, oltretutto sei tu l'autrice di questa cosa meravigliosa. LFDM, voi sapete tutti benissimo che cosa significa, giusto? E sono convinto che ormai ce l'avete nel cuore, un po' come me. Perfetto. Però, se avete una maglietta con LFDM, che a proposito mi sa che comincerò a rivedere il merchandise un po', così ve la propongo un po' di più. Però potete anche dire che è la forza dei malnati, no? In ambienti in cui la fregna di mamita è eccessivo, potete sempre rigiocarvela così. Quindi è proprio la perfezione. È la perfezione. Cosa si può chiedere di più? No? Dragon Ball esce l'11 in realtà, però c'è già l'Early Access. Bayonetto, ciao. L'ho scoperto su Reel di Instagram, mi sembra interessante, sarcastico e intelligente, piacere seguirti qui. Benvenuto, benvenuto. Chunk Twitch, Chupacabra, grazie dei follow, ragazzi. Ciao Nick Incro, buonasera. Allora, dicevo. Anche la fine del mondo, sì sì, vabbè, ci sono tante cose che vi potete rigiocare, però la forza dei malnati è più educata e comunque contiene lore del canale, capito? Quindi sì, potete giocarvela come volete ovviamente, però LFDM, la versione civile e meno Oxford, la forza dei malnati, è bellissima. È una latina quella, sembrava un cero votivo, sì lo so. E questo oltretutto, ho dei piani anche per questo, ragazzi. Avere avuto contatti con un cosmaker mi ha fatto del male, perché adesso ho cominciato a pensare di tutto, ragazzi. Attenzione. Lo porterò sulla mia pelle! Adesso una stampa, la compro subito. Ovvero, darò un'occhiatina allo store merchandise, perché mi pare strano che... C'è qualcosa che non mi quadra, devo ancora avere il tempo di vedere che cosa diavolo sta succedendo, però non ci metto mano e così. Allora ragazzi, domande strettamente politiche, io tendo a evitarle semplicemente perché non è il luogo, ok? Però di lui posso dirti che non mi sta simpatico un granché, no, per niente. Musa, grazie mille delle 5 sub in regalo, grazie grazie di cuore. Oggi ragazzi vi state... Oggi il delirio. E poi, oltretutto, c'è già stato un altri 2 giorni durante settembre il delirio. Che succede oggi? Non lo so. Non lo so, ragazzi. È una giornata normale come tante. Non è neanche una giornata mega speciale. Devi fare il pupazzo del Detective Cross? No, vabbè. Non lo faccio l'action figure. Quando me lo posso permettere e un giorno faccio la stampa 3D. E lo dipingiamo in live. Come vi pare? Eh? Eh? Questa mi è venuta adesso. Della action figure ci avevo già pensato, ma non avevo pensato che posso farmi fare la stampa 3D disegnata da qualcuno e lo dipingiamo in live. Oh, aspetta, fermi tutti. John Spencer, grazie mille delle 10 sub in regalo. Grazie, grazie di cuore. Grazie davvero.
Raga, io sono uno di quelli che ho capito che non devo mai fare la Sabaton, no? Perché ci pensate voi a caso, un giorno decidete che è la giornata delle sub. Arbitrariamente a cazzo di cane. E in realtà la cosa mi piace. Perché le Sabaton non mi piacciono tanto. Preferisco fare delle maratone tematiche senza fare proprio scrivere Sabaton. Non mi è mai piaciuta come cosa. Ma, ecco, i Sabaton, la band, sì. Però le Sub-A-Thon non mi piacciono tanto come concetto. Però vedo che ci avete pensato da soli ogni tanto. grazie di cuore. Veramente teutonico, sì. Posso, più tardi io live posso scriverti in privato una cosa sul regalo per te. Addirittura, certo, assolutamente. Fare le Sabaton ascoltando i Sabaton. Mi avete fatto venire in mente un'idea malsana, raga. Però devo essere più grosso. Vabbè, zitto e accetta. Ok, non dico niente. Devo solo sbloccare i daddy della chat. Mannaggia. Mi state dicendo che sono la vostra mommy? Oh, cacchio. Questo mi pone in un ruolo difficoltoso, però. Avevo una bella famiglia unita, vero? Diciamo in qual misura cose belle e inenarrabili cazzate. È bellissimo. Ma ti siamo che sei tanti. Mi rende la vita felice, che addirittura. Grazie mille. In un multiverso, lo spesi. Domanda musicale, cosa pensi di Judas Priest? Fighissimi. Non è mai stata la mia band preferita di quell'epoca. Sempre stato più tipo da Iron. No, da Iron Maiden. Però fighissimi Judas Priest. Black Sabbath anche, assolutamente. Allora, adesso, fermi tutti. Facciamo quella cosa che dovevo fare, ok? Che già si sta facendo tardi. Allora, adesso. Ci sono un po' di cose, no? Dovete sapere che ringraziamo Umberto di Endorphy, che ha deciso di mandarmi delle cose. E quindi ringraziamo Endorphy, la ditta, che mi manda dei prodotti. Se non la conoscevate prima, siete in buona compagnia, perché non la conoscevo neanch'io. Però nell'ultimo annetto e mezzo sta facendo un po' parlare di sé e fa dei prodottini che sembrano essere interessanti, ma non ne ho mai provato uno. E quindi, adesso, è l'occasione giusta per iniziare. Perché mi hanno mandato queste cose. Là. Tanto che quando in queste occasioni devo sempre fare la citazione a Giorgione. Ritengo che ci stia benissimo. Là. Ecco. Queste sono le cose che mi hanno mandato. Che altro non è che un kit di tastiera, mouse e tappetino. Praticamente. Perché sono quattro i pacchi? Perché uno è il pacco con la posa per il polso, per la tastiera. Ok? Non so se in queste cose si può dare la smucinatina propiziatoria, ma ci proveremo. Ok? L'ora dello sbusto? Non so se definirlo sbusto, perché in realtà magico o cose del genere non lo faccio. Però, sì, Babbo Natale a ottobre. Quindi, grazie a Endorphy per avermi mandato queste cose. Anzi, scusate, dato che siamo in tema di Giorgione, che cosa bisogna fare adesso? Guarda, tutta questa roba è... Facciamo un test. Facciamo un test. Ok, adesso. Penso che il tema Giorgione la dobbiamo tenere per le serate, per i momenti di unboxing, perché in realtà fa ridere. mi piace un sacco. Io quando ho visto Giorgione fare la pubblicità Call of Duty, penso di essere una persona migliore. A proposito, scusate, ho reso conto di non aver preso una cosa. Olè. Ecco qua. Allora, cominciamo con questa. La tastiera wireless si chiama FOC TKL Wireless. Ok? Eccola qua. Vediamo com'è. Mente comoda questa posizione. Ok, un non nulla di tastiere. Sì.
Cambi telecamera, tra quello manuale casuale e sensori per i movimenti. Sicuro molto fa un bel contenuto, continuo così. Grazie mille, Nicolò. Oh, c'è un timer che ho settato io tramite un plugin di OBS. Sì. Non nulla di olio, sì. Non ho aperto come credevo. Scusate. Adesso sì. Bene. Devi far sentire mentre respiri, però. Non ce l'ho ancora quel tipo di respiro. Se dovrei prendere un'altra ventina di chili, 20-30 chili, e probabilmente quel respiro ce l'avrei, però non so se è proprio del tutto consigliabile. Comunque, allora, vediamo un po'. A proposito, mi sa tanto che è il caso di fare qualcosa del tipo... Un attimo, eh? Cosa del tipo così. E così c'è anche l'angolazione precisa per questo. Olle! Ok. Wow! Attaccati i pulsanti. Oh, cacchio. Aspetta, eh. Si vengono via. Tastiera meccanica, giustamente. Io non ho esperienza di tastiere meccaniche perché ho sempre usato le altre. Però, effettivamente, vengono via i pulsanti con una facilità imbarazzante. Però è normale, credo. Ok, adesso. Là. Ok. Eccoci qua. Oh. Minchia, che bestia. Ok. È più massiccia di come me la immaginavo. Pure bella pesante. Ok. Ok. Aspetta. Ok. Aspetta, non è neanche... Sentite, ma non è neanche tanto rumorosa, effettivamente. Bello, perché una delle cose che mi preoccupa un po' delle tastiere meccaniche è che molte fanno un gran casino e la cosa non mi piace. Questa invece sembra abbastanza... Sembra davvero... Lissia lissia. Ok, aspetta, voglio vedere un po' più precisa. Eccola qua. Ed è RGB questa qui. Solo che mo la dovrei attaccare. Questa è wireless, devo installare i driver, devo fare qualcosa. Vabbè. Comunque, ecco qua. Il manualetto. C'è questa. Là. Ok. Allora. Ah, c'è anche il dongle qua sotto per l'attacco Bluetooth. Ok. C'è proprio la chiavetta inclusa, e c'è anche il rialzo, che non ho mai amato molto nelle tastiere, infatti non lo uso mai, però se uno lo vuole c'è. E però no, sempre preferito, onestamente è figo, eh. Da loro prendi mouse Ringsonics, che sono gli unici che si adattano alla mia mano, e infatti ce n'abbiamo uno proprio qua. È figa. Il rumore dipende dagli switch. Sì che si possono cambiare in questa, infatti l'avevo visto, è molto interessante, però devo dire che mi trovo benissimo già con questi. Ho avuto questa cacchio di preoccupazione proprio per il fatto che avevo paura facesse troppo casino e che mi desse il feeling, perché a me piace la tastiera che ha una corsa non troppo eccessiva, ok? Cioè che non devi fare proprio tutto il passaggio, che il passaggio è un po' più... come dire, l'escursione del tasto è un po' minore. Perché ne ho provate certe, così proprio a caso, che facevano un rumore infernale, avevano un'escursione gigantesca. Quelle proprio non mi piacevano. La telecamera in bianco e nero non si nota. Lo so, vabbè, questa è una delle inquadrature, però questa adesso almeno ce l'avete. Oh, vi devo dire che è veramente figa. È molto più massiccia e gnocca di come mi immaginassi, e molto molto bene. Ha, per i miei gusti e per le mie necessità, un difetto... che se la tengo e la comincio a usare d'ora in poi, cosa che probabilmente farò, a dire la verità, però mi devo prendere un tastierino numerico USB a parte, allora, perché io il tastierino numerico lo uso in continuazione. Quindi in realtà è così. Allora, il prezzo, effettivamente, avrei potuto fare questa cosa di dirvi
il prezzo delle varie cose. Avrei potuto farlo, perché non ci ho pensato prima? Perché sono un ebete. Peccato per il tastierino che manca. Un po' sì, allora, però non mi pare che ci sia lo store qua. Vediamo un po'. Ok, grazie. Doc TLK Wireless. Eccola qui. Però, un attimo, Non c'è il prezzo qua. Me l'hai presa col tastierino? Non l'ho presa. Me l'hanno mandata proprio. Allora. Ok, la tastiera è questa qua. Ok? C'è il layout italiano. Attenzione che non tutte le tastiere hanno il layout italiano. Questo me l'ha detto. E... ci sono parecchie. Va bene, questa è più o meno la tastiera. Ora, il prezzo non c'hanno lo store, quindi dipende dal negozio il prezzo in realtà. Quindi lo dovete cercare, perché giustamente può variare da negozio a negozio. Però mi sembra... Allora, i prezzi che ho visto di altre cose mi sembrano assolutamente a buon mercato. Cioè non è una di quelle aziende costose, neanche un po'. E quindi io credo che sia più il target economico. Però un prodotto del genere non mi sembra economico per niente in realtà. Cioè, non ne ha per niente l'aspetto. Sapete quel feeling plasticoso? Cioè, questo è un mattone. Bam! Cioè, è proprio gnocca. Mi piace un sacco, devo dire. Oh, cacchio. Cominciato a morire. Di nuovo la telecamera, ragazzi, scusate. Questa cosa... mi inizia a preoccupare. Grazie a Dio la cambierò presto. Sì, è veramente di ghisa. Sta tastiera, sì, assai. Va bene, allora, questa è una. Poi, dato che ci siamo, effettivamente c'è molto semplicemente il poggiapolso. Un po' ti è emozionata, vero? Sì, un pochetto. Sembra bella da battaglia o sbaglio? Da battaglia nel senso, sbattuta la tastiera ed è morta la cam. No, è morta di nuovo la cam. Non so che cazzo sta succedendo, raga. Ma... continua a spegnersi da sola. Non capisco perché. Non so che ha. Forse il surriscaldamento, però perché dovrebbe? Non si è surriscaldata mai. Va bene, questo è molto semplice. È il pad rest. No? Con anche delle cose che non so cosa siano. Probabilmente per la regolazione degli l'attacco della cosa in sé. Ehi, estraiti. Oh, aspetta. Ah, ma il pad rest... Oh! No, pensavo fosse quello di plastica. Quello di plastica un po' opaco e un po' ruvidino. Invece è proprio di... Invece è proprio quello di gomma. Aspetta, è proprio quello... Aspetta, come ve lo mostro? Come ve lo mostro? Come ve lo faccio capire? Ecco, così. Sì, proprio quello gommosetto così. Ah, che figata. Ok. Ok, questa la voglio. Lo fa perché sa che la devi sostituire. Sta continuando a spegnersi, raga. Non so che cosa fare. Aspetta un attimo, devo fermare l'alternanza delle cose. Sì, sembra assolutamente tutto di buona fattura, molto più di come mi immaginassi, vi dico la sincera verità. E quindi la cosa mi piace assai. E qua ci sono questi che sono magnetici. E non so che cazzo... perché si... vanno sotto... sì, sono magnetici, sono pure forti, santi Dio, proprio... Pa! Praticamente vanno... Non ho capito come vanno. Aspetta. Vanno effettivamente lì. Vanno attaccati in specifici punti. E c'hanno... Mi pare di aver capito... La... Sono queste cose col biadesivo. Credo che vadano infilati lì sotto. E poi si attaccano magneticamente alla tastiera. Ok. Dico, è una bella sensazione. Eh sì. No, serio. È proprio figo. Non c'è che dire. Assolutamente.
Va bene. Allora, noi teniamo qua perché tanto finita la live me le attacco di brutto. So che mo devo installare i driver, mettere le luminarie varie, eccetera. Ok, questo benissimo qui. Guarda quanto è gnocca sta tastiera. Il resto. Ok. Bene così. Non puoi usare i poteri del diavolo per sistemarla. Però purtroppo i poteri del diavolo possono poco quando c'è. Avete presente la furia di chi si sente tradita e esclusa? Esatto, questa è la mia cam in questo momento. Ok. Là. Ok, però non è finita qua. Adesso, per mostrarvi praticamente la combinazione, dovrebbe essere qualcosa tipo questo. Ok? Ed effettivamente è veramente figo. Oh, WASD con appoggiato qui è veramente bello. Ok, sì. Ora, se i driver non sono un casino inenarrabile, vi riferirò su questa cosa. Finora, tutte cose veramente fighe. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Ok, poi abbiamo il mouse, che è una delle cose principali, mi viene da dire. Allora, sì. Ok. Aspetta, ma come si apre questo? Ah, ma proprio... Ah, va. Questo c'ha... Praticamente la scatola non si... Si deve tirare questo coso. Ah, proprio così? Minchia, anche il packaging hanno fatto figo. Ah, comunque il mouse è questo qua. Live Plus Wireless. Eccolo qui. Vedete, sì? A posto. E mo vediamo. Ok. Eccolo qui. Cos'è questo? È stranissimo perché è vuoto. Nel senso, è stranissimo perché c'ha questa struttura a rete che sono effettivamente dei buchi, non è un disegno. Cioè, ci vedete attraverso. Capito? È veramente curiosa come cosa. Da qui, da questa angolazione, si capisce meglio. Vedete che si vede attraverso? Allora, c'ha la rotellina. Cioè, la rotellina, ovviamente anche il pulsante della rotellina, pulsante centrale e i due laterali, 1 e 2. E poi c'ha la connessione radio o Bluetooth e rotellina sotto, non so cosa intendi. Sì, non pesa un cavolo, è leggerissimo. Veramente mega wow! Minchia se scorre, ok. Tutto wireless, occhio alla carica, alla batteria. E infatti, ci stavo appunto riflettendo su questa cosa, e guardate cosa c'è qua. Questa è... Aspetta. Questo è il punto dove c'è la chiavetta. No? Mette proprio qua. E questo è la stazione di ricarica del mouse. Eh sì. Tu connetti... il mouse, cioè, tramite un USB-C ha un alimentatore. Dare qua. Adesso, aspetta, mi toglie un paio di cose. Vedi qua. Vabbè, questa la avvicino, va, mi sa che è meglio. Per farvi capire un po' meglio. Ce l'ha qua. E funziona così. Bam. Fa tipo presa un po' a calamita. E adesso è in ricarica. Praticamente tu, quando non lo usi, no? Lo posi in ricarica. Nel momento in cui non lo stai usando. Non so quanta autonomia ha, però dovrebbe essere... Ho letto qualcosa tipo... Non mi ricordo quante ore. Beh, sicuramente più di un tot di ore. Adorerai quel mouse che se non ti fa sudare la mano e non ti fa venire i crampi. Ah, è lo stesso che c'hai tu? Ok.
Su Amazon costa 100 euro, immagino sia buono. Eh sì, nel senso, questo dovrebbe essere proprio buono. Questo dovrebbe essere proprio il top di gamma che c'hanno, da quello che ho capito. Ok. Oh, ragazzi, sono, devo dire, piacevolmente sorpreso. Non mi aspettavo sta figata, in tutta onestà, ve lo dico sinceramente. No? Mi aspettavo una cosa molto più economica. Ora, questo costa, effettivamente, però non più di tanti altri mouse, insomma. Immagino che ci saranno i momenti di sconto anche su quello. Ok, adesso. Qualcosa devo rimettere qua dentro? Pare di no. Bella sta cosa. Sì. Quindi sono italiani? No, l'azienda è polacca. L'azienda è polacca. E da un paio d'anni sta cercando di affermarsi. La tastiera costa di più? Immagino. Sì. No, perché ho visto i prezzi delle Corsair, quelle che stavo meditando di prendere, e mi è venuto un attimino un colpo. Sì, effettivamente. Allora, no, questo non voglio fare la. Questo. La scatola è troppo bella per lanciarla brutalmente così. E poi, vabbè, questo è semplice, questo è il tappetino. Tappetino semplice e funzionale, non c'ha RGB o altre cose, non c'ha niente di che. È un tappetino. E mo però lo proviamo. Anzi, no, scusate. Faremo un test. E di questo però possiamo fare il test veramente, perché mo levo questo, che tra l'altro è un po' consumato e ha i suoi anni. Però è un tappetino Corsair, quindi se, diciamo, se tiene botta con questo. Ok. Ah no, la tastiera costa meno? No, tra 80 e 90 euro. Allora niente. Forse però è un altro modello quello che dicevi tu, Muro di Pietra. Allora. Questo. Ok. Ecco qua. Allora, questo è il tappetino. Mo, però, con questo facciamo una cosa. Facciamo proprio la sostituzione vera. Developpiamo questi un po' più in qua. Adesso mi sono portato anche la apposita pezzetta, perché tanto sapevo che quando avessi fatto questa cosa qua, la pezzettina, così togliamo dalla polvere che c'è ai lati del tappetino, che io la levo periodicamente, ma qualcosa si riforma sempre. Ok, perfetto, molto 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 bene. Soprattutto qua al bordo, se sarebbe voluto qualcosa di più della pezzettina. Vabbè, poi ci ripasso. Bene. Il burro? No. Anch'io, come Giorgione, dormo tra due guanciali. Insomma, no? Il tappetino è layout in italiano? Abbiamo umoristi di primo, proprio di primissimo livello oggi. Benissimo. Bam! Eccolo qua. Allora, la dimensione. Oh no, cazzo, aspetta. Oh, minchia. No, fermi tutti, è più grande di quello che avevo io. Ok, scusate. Devo fare più spazio. Tanto che. Eh sì. Ok. Andiamo un po'. Minchia, gigantesco. Ok. Pensavo che fosse come quello che ho io. Ma che figo, però. Ok. Non pensavo di volere un tappetino così grande fino a quando non ho messo un tappetino così grande. Eh sì. Ok. Ora, come tutti i tappetini, c'ha sta cosa degli orli che bisogna abituarli un po'. Sì, una tovaglia, veramente. No, le misure, io non lo so quali sono le misure, ragazzi, però il mio era, se non sbaglio, 90x40, il tappetino Corsair. Questo è più grande. Questa è una tovaglia, santi Dio. Però fighissimo. Mi piace che sia una tovaglia. Bellissima sta cosa. Ok. Bene. Se ti prendi due ci vai in campeggio, serio.
Serio, sì. Senza ironia, o meglio, con ironia, però... Sì. Allora, ora fatemi un po' vedere però come funziona ripiazzando le mie cose. Ok. Minchia. Ok, sì. Allora, no, di lunghezza mi sa che è uguale. Ma quello che... No, forse un po' di più di quello che avevo. Un pochino di più di quello che avevo. Non mi rendo conto, ma in larghezza sicuramente di più. Sì. Sì, no, io adoro i tappetini maxi. Da quando ho cominciato a usarli non sono più tornato indietro. E questo non me lo aspettavo così grande. Giorno molto lontano, ti chiederò qualcosa, devo fare un TikTok a riguardo, è una promessa. Tranquillo, c'è sempre questa possibilità. Beh, comunque è questo. Guardate, ragazzi. Si capisce da qua? Non tanto perché dovrei orientare la cam più in giù. Aspetta, aspetta. Ma non basta lo stesso. Maledizione. Vabbè, insomma, è gigantesco. È veramente enorme. Ah, hai la patta aperta. Ah, ah, ah. Sempre Hadouken di ironia oggi. Sì, ottimo upgrade. Molto meglio di quanto immaginassi, ragazzi. Ma tipo molto meglio. Un tavolo fatto di tappetino. Serio. Sì. Questo potrebbe essere... Ora che ci penso, quando inizieremo a portare i giochi da tavolo, questo potrebbe essere un problema perché è davvero gigantesco. A momenti mi arriva a mezzo tavolo, nonostante quanto sia grande. Ok, però è veramente bello. Veramente bello. Quindi, bene così. Tanto, anche se non dovessi usarlo qui, me lo rigioco di qua, su quest'altro tavolo, perché voglio coprire anche un po' di parte di legno, quindi benissimo. Direi che ci sta perfettamente. Provare la tastiera, per favore. Mi piacerebbe vedere gli effetti alla luce RGB. Guarda, siccome ho tutta intenzione di usarla, a partire da domani, o dalle news di domani, probabilmente me la vedrai sempre usare. Quindi, con tutta probabilità continuerò a usare. Perché l'upgrade rispetto a quella che ho io è gigantesco a prescindere, quindi direi che è una buona cosa. Ora... un secondo. Sai che mi ripiazzo la cam in una maniera vagamente decente. Oh, ok, perfetto. Bene, l'ho ripiazzata a occhio, pensa te. Va bene. Questa è morta di nuovo e non torna. Non c'è verso, eh. No, non c'è verso. Quella domanda fuori contesto, che miniature porterai? Onestamente un po' di tutto. Penso di cominciare a dipingere da cose molto semplici. Io sono un vecchio giocatore di Warhammer, tanto tempo fa. E quindi, onestamente, penso di ricominciare con cautela, con calma. Magari prendo alcune miniaturiette... dei pacchi base. Come si chiama il mouse? Il mouse è questo qua, il Live Plus Wireless. L'azienda è Endorphy. Comunque, sì, funziona sia in wireless, radio, bluetooth e USB. E c'ha il charging dock soprattutto. Che bella sta cosa. Questa forse è la cosa più bella di tutte. Comunque, posso dirlo. Sì. Ok. Live Plus Wireless. Sì, quello lì. Proprio live su pittura di Warhammer. Sì, porteremo anche quello. Saranno delle live tematiche in cui chiacchieriamo comunque. Però ci sarò io che con una... praticamente con una cosa del genere, no? Invece di esserci il desktop, no? C'è un'altra cam fissa sulla miniatura. Sì. È normale che Dragon Ball Deluxe su Instant Gaming costa 70 euro, su PS5 110. Sì,
Su console costano sempre di più i giochi perché si paga una percentuale piuttosto alta agli store e quindi i produttori alzano il prezzo dei giochi e Instant Gaming vende chiavi in sconto comprandole in bulk, in gruppo, e quindi può fare degli sconti sulle chiavi, d'accordo? A cui però poi effettivamente all'atto pratico deve aggiungerci l'IVA, quindi lo sconto alla fine spesso è poco. Però poi ognuno fa le sue scelte. Però giocare su PC e su console è notoriamente più economico giocare su PC a parità di titoli. Sempre meglio di nessuno sconto, infatti. Bene. D'accordo. Allora, ragazzi, adesso insieme a voi c'è una cosa che voglio fare e che voglio vedere soprattutto. A proposito, mancava questo. E forse avrete sentito, perché ne abbiamo parlato anche nelle news proprio oggi, che c'è stata una rivoluzione dentro Halo, dentro il franchise di Halo, giusto? Ecco, la rivoluzione è che, intanto la cam pare che stia tornando in vita, sì? E la rivoluzione è che lo studio, che è 343, cambia nome e diventa proprio Halo Studios, quindi è il marchio vero e proprio al 100%. E poi Halo, d'ora in poi, cioè lo studio lavorerà su Unreal Engine e quindi non più su motore proprietario, e poi ha annunciato anche che sono in sviluppo non uno ma svariati giochi della serie di Halo, quindi è una vera e propria rivoluzione, ok? Insieme a questo però hanno pubblicato un video che non so se avete visto, e il contenuto del video, ma soprattutto il tenore del video, secondo me è degno di attenzione. Già, un bel po'. Quindi è proprio di questo che voglio parlare insieme a voi e che voglio vedere insieme a voi. D'accordo? Quindi, adesso, come sempre, mutiamo la musica di sottofondo. Si parte, vai con l'audio, qui ci dovremmo essere. Bam, eccoci qua. Bene, il video si chiama A New Dawn, Halo Studios. E i sottotitoli sono generati automaticamente, quindi ci dobbiamo accontentare di questi. E 343 non è più 343, è Halo Studios, c'è proprio una nuova alba. Questo è il video che annuncia tutto quanto e secondo me è interessante. Chris Matthews, take one, Mark. This is Casey Wu, take one, Mark. I was told that I can just be my authentic self, Chris. For 6 years, I don't want to be in front of a camera. There's so much to do and so much fun to be had when you play Halo that I feel like I never run out of things to do. I love intricate stories that take place across lots of different worlds, have lots of different meaningful characters. What made Halo successful at the beginning? What is the legacy of Halo and what's the soul that we want to bring forward? And what's the craft of making Halo games? And how do we set our studio up best to go deliver on that? We knew we had to make a change in order to take us into the future. When I first heard about Halo moving to Unreal Engine, my first thought was, this is going to be a really hard secret to keep. I think fans are going to be excited about the future of Halo because of the possibilities that are afforded us by using Unreal. Before, we really had to split our focus in thinking about building an engine, supporting it, being really kind of a tech company and a studio at the same time. Since we've made the change to shift to UE, we can bring Halo forward in ways that people have never seen before while still being true to what Halo is. The Foundry Project was an effort to show ourselves. Ve la dico subito una cosa, ragazzi, ne parleremo anche poi. Questo video, che io ho già visto, quindi questa è una reaction film, per modo di dire, quello ve lo ripresento, però è un 6 minuti di video, ok? L'ho visto perché ne dovevamo parlare nelle news, dovevo avere contesto di quello che stavo dicendo. Vi dico subito che questo video mi piace a metà, nel senso che è una sorta di celebrazione, è davvero questo un video di marketing, quindi non è un video dello studio che ti sta particolarmente spiegando delle cose. È una sorta di celebrazione di questa nuova era per lo studio, no? Mi piace parlare di queste cose? Ora, che però durante il video mi dici che grazie a Unreal Engine potremo fare cose mai sperimentate prima, come se fosse la cosa più figa del mondo e non una cosa adottata da tantissimi studi in giro per l'universo
e eccetera eccetera, e adesso voi passate al passo successivo, in realtà diciamo che è un po' nascondere la testa sotto la sabbia rispetto al fatto che l'engine che avevate, che era proprietario e su cui avete investito un sacco di soldi, un po' come ha fatto Square Enix, alla fine non era all'altezza della situazione e l'avete dovuto cambiare e siete passati ad Unreal. Ora, sia chiaro una cosa, è piuttosto chiaro che Microsoft si sta spostando sulla Unreal Engine, di brutto. Ha già uno studio, che è The Coalition, che è molto focalizzato sulla Unreal Engine e sono molto bravi nell'utilizzo di questo motore, però sentirmelo, diciamo, raccontare come una nuova perla per lo studio, non lo so. È il grande successo del gettare la spugna nel fare un engine proprietario. Capite che cosa intendo? Quindi, ok, però potrebbe anche essere vero, che adesso, utilizzando Unreal Engine e non dovendosi più preoccupare dello sviluppo dell'engine proprietario, può darsi che le cose vadano meglio. Questo può essere, questo è assolutamente vero. How far we can push things using Unreal 5. New studio art director Chris came to me and said, hey, I have this crazy idea. He said, hey, there's this thing called Project Foundry that I want to do. Let's make it happen. Foundry specifically is based around the same concept of the Foundry in Halo lore. It's the place where Halo rings are born. Ok, adesso lo stiamo per vedere. Scusate se interrompo prima della panoramica. Chris deve anche considerare che deve creare maestranze per i propri studi, ci sta che le cano il culo per l'engine. Sì, ed è quello che vi avrei detto fra tipo 3 minuti. Ovvero, è chiaro che è una cosa da mostrare ai giocatori per marketing, ma non solo ai giocatori, anche a sviluppatori che possono volere entrare nel team adesso, perché sono molte le persone che sono... hanno un certo know-how e sono preparate a utilizzare Unreal Engine. E quindi è un nuovo posto di lavoro per possibile per qualcuno che sa utilizzare l'Unreal Engine. Mentre prima, se volevi entrare dentro 343, praticamente dovevi imparare a utilizzare il loro engine, ok? Il che si può fare, però richiede tanto studio. E se invece la tua formazione come programmatore ha praticamente come base l'utilizzo di Unreal, tu, d'ora in poi, da quello che mi hai dato capire, potrai entrare dentro allo Studios, no? Il nuovo allo Studios, l'ex 343, con le tue capacità di sviluppatore in ambiente Unreal. Quindi sarà... Allora sì, ho sentito per esempio quelli di Digital Foundry, ha detto che potrebbe anche essere una cosa che aiuterà a fare i porting per altre piattaforme. Questa non è che sia una cosa che richiede poi chissà quali incredibili risorse, però sì, può essere una cosa in più. Puoi prendere persone già formate e lavorano da subito. Esatto, più o meno. Poi ovviamente ci sarà il periodo di adattamento come qualunque cosa al mondo, ma ok. Microsoft può adottare Unreal Engine 5 per tutto, ma poi non si lamenti, non riesca a sfornare i comparti tecnici all'altezza di quelli di PlayStation Studios. Quello dipende dal tipo di lavoro che fai. Tipo, Square Enix, no? Mi sembra paragonabile con la qualità di PlayStation Studios? Su alcune cose molto belle, però altre no. Però se mi citate The Coalition, per esempio? Quelli che sviluppano Gears? Quelli sono a pari con la qualità di PlayStation Studios? E beh, cazzo sì. Loro sì. Poi, per esempio, Playground, gli sviluppatori di Forza, Horizon 5, sono a pari con lo studio che non mi ricordo più qual è, la sigla non mi ricordo più qual è, quello che fa Gran Turismo? E cazzo sì. E quindi... E quello però ha l'engine proprietario. Non utilizza Unreal. Quindi, qual è il punto? È che stanno cercando di creare un ambiente di sviluppo più adeguato, però questo è partito da un fallimento. Perché 343, nessuno mi toglie dalla testa che Microsoft sia andata lì e abbia iniziato a fare dei discorsetti poco piacevoli dopo quello che è successo con Halo Infinite. No? Ecco. Comunque, adesso mostrano che cosa hanno fatto finora. È work in progress, content rendered in Unreal Engine 5. È
it's not a game, it's a research project for our studio so we can prepare ourselves for the next steps of making Halo games. The original Halo franchise was figo, a graphic showcase. It was best in class. That's what Halo was when it first was released, and that's what Halo needs to be again. So once Project Foundry had been approved, we took the entire creative team and we ideated on three locations, something old, something new, and something really alien. Beh, dai. We had the Pacific Northwest, which is sort of traditional Halo biome. We were trying questo to un render, però, as much foliage in there as humanly possible to make it really feel like you're on a hike in the, you know, svecchia Cascades. Tanto. The Cold Lands, which was the second biome that we took on, it was more of a technical showcase where we could play with shaders, we could play with deformable landscapes and terrains. Unreal affords us more opportunity than we've ever had in the past. You know, on the surface, it might just look all like snow, but how many layers of things combine to really give that winter look? And then our third biome was the Blightlands, which is any land that's been completely taken over by the Flood. I wanted to give our team the opportunity to really express an alien world, a really alien world, taking something way further than they may have actually done in previous Halo games. What's impressed me about watching the Halo team work in Unreal is how beautiful everything looks, how incredible the environments look. I don't think we've seen anything quite like it in Unreal Engine before. Fortunately, we have a studio that's really passionate about Halo, about the look and the feel, and you know, I think there's a lot of hunger to really collaborate, to move forward together. Foundry was an initiative that touched on every part of the creative process, everything from concept art, VFX, characters, vehicles, and weapons to make the future games of Halo. Creating an asset, taking this design, now we can really dig into material foundations. What is it actually made of? How is it physically accurate to the world? Now we get to take all the wonderful legacy assets that we have, bring them to life, and bring them to today's standards. We are really excited to be... Allora, quello che stiamo vedendo ovviamente è un render. Non mi aspetto che il prossimo gioco di Halo sia realmente così. Ora, dipende come hanno intenzione di lavorare. Ci sarebbero due possibili, diciamo, letture della cosa, secondo me. Sapete che c'è? Ve lo dico dopo. Finiamo a vedere il video. Not just working on multiple projects, but also expanding our studio. As a lifelong Halo player, I think the game's only going to get better when we get those new, unique perspectives and people bring in their expertise and passion for the Halo franchise. We are looking for new talent as the projects that we're working on kind of get further and further into their development cycles. And it is great to be part of a team that's growing because you can kind of see that force multiplied as people come in and take on challenges and you can do more. Imagine a place where you have the commitment that this is what we want to do, Halo games, and create those experiences. And you can express your talent, your creativity, and your professional ambitions in that place. We're looking for designers, we're looking for artists, we're looking for engineers. It feels like a new beginning for the studio in a lot of ways, and I think that's pretty rare. And I think we arrived now at a point where you see... No, allora, sicuramente una cosa si può dire, questo è un progetto di ricerca, ok? Project Foundry è un progetto di ricerca con cui stanno provando a ricreare delle cose iconiche di Halo, partendo dall'ambientazione, i modelli dei personaggi, dei nemici, dei veicoli, delle armi, eccetera, eccetera, vedendo un po' come ci si riesce a muovere. E questo ci stanno mostrando il risultato di questo test. Non ci stanno mostrando qualcosina che sarà nel prossimo gioco di Halo. Con tutta probabilità questo test servirà come base per la realizzazione del prossimo gioco di Halo e nel mentre in cui stiamo parlando, con tutta probabilità questo sta già avvenendo dentro lo studio e secondo me anche già da un po'.
Perché se hanno confezionato una cosa del genere, mostrando i test, vuol dire che sono già al lavoro da un bel pezzetto. Cioè, sto lavoro qua, non penso che lo presentano così al pubblico e al mercato se non hanno le spalle coperte da certe scelte che anche dolorosamente hanno dovuto prendere. Quindi io mi aspetto che questo non sia rappresentativo di un futuro titolo di Halo, ma più che altro è rappresentativo della nuova direzione che vuole prendere lo studio, e ce lo stanno infiocchettando per benino, il che ci sta anche, voglio dire. The beginnings of people to start to believe in the process. There's so much momentum that we have right now, and focus and clarity on not just what we're building, but why we're building, and kind of this next phase of Halo. The worlds that we're building, the stories that we're going after. The potential at Halo right now is huge. Halo Infinite was the last remnants of how we made Halo games in the past. That was our recipe, and what we are doing right now, we're changing that recipe. Ecco. È proprio questo il punto. Quest'ultima frase secondo me sintetizza bene il senso del video, che è molto spettacolare, l'hanno confezionato molto bene. E oltretutto l'hanno brandizzato di brutto lo studio. Il che è anche uno statement, se vogliamo, cioè un raggiungimento di qualcosa. Allora, parliamo un po' di questa cosa perché la trovo molto, molto, molto interessante. Allora, io credo che, ne ho già parlato un pochettino nelle news, ma questo lo voglio ribadire, vi ho mostrato questo video proprio perché secondo me è importante per capire quello che stanno cercando di fare, secondo me. Il messaggio io credo che sia questo. Fino a ora abbiamo avuto un certo tipo di Halo, è un certo tipo di franchise di Halo, no? D'ora in poi ne avremo un altro. E stiamo facendo il passo successivo, ok? Ora, come vi ho detto la prima volta che ho interrotto il video, questo modo di infiocchettare le cose così bellissimo, eccetera, come il grande passo avanti che viene fatto, non deve farci dimenticare che questo avviene da un po' e da un fallimento, perché Halo Infinite non è stato un fallimento commerciale così pesante per il numero di copie vendute o per numero di giocatori. Non è andato decisamente come speravano, ma io invece temo che sia stato più che altro per i costi. Quanto tempo gli ci è voluto, come è arrivato sul mercato e che cosa era in grado di offrire il gioco. Non andava bene. E io credo, perché i rumor lo dicevano abbastanza chiaramente, all'epoca andavano tutti in quella direzione, che sostanzialmente Microsoft era scontenta del franchise di Halo, di 343 e dello stato delle cose. E il fatto di non aver avuto un Halo all'uscita di Series X, secondo me, è stato un danno piuttosto importante. Per la vendita della console, ma anche per la percezione del marchio e la figuraccia che ci ha fatto Microsoft in tutto questo contesto. Quindi, io credo che sia stato questo che abbiamo visto adesso, così bello infiocchettato, sia stato un necessario reinvestimento e necessaria rivoluzione all'interno della compagnia, che è stata un tantinello rivoltata come un calzino, secondo me, no? E per arrivare a quello che abbiamo visto adesso, abbiamo il 343 che adesso si chiama Halo Studios, quindi hanno fatto la scelta di brandizzare lo studio al 100% con il franchise di Halo. Quindi, prima cosa che possiamo dedurre, senza dubbio non hanno intenzione di abbandonare il franchise di Halo, anzi, hanno intenzione di rimetterci il carico e riportarlo ai fasti di un tempo, perlomeno ne hanno l'intenzione, poi se ci riusciranno è tutta un'altra questione. Quindi no, non abbandonano Halo, non lo lasciano da parte e anzi ci ributtano un sacco di soldi e di prospettive e di know-how e di investimenti. Due, passano alla Real Engine e quindi a un motore che Microsoft sta di tutta evidenza spingendo all'interno dei suoi studi per offrire qualcosa di più e qualcosa di più convincente e di più facile da lavorare in maniera più, diciamo, condivisa tra i vari studi, secondo me, perché un po' di tempo fa hanno creato per esempio uno studio fatto apposta per il supporto tecnico
e per l'utilizzo della Real Engine. Questo era il primo segnale che Microsoft aveva intenzione di utilizzare la Real Engine per gran parte dei lavori all'interno dei vari Microsoft Studios, degli Xbox Studios, e che si è avverato, oltretutto, da tenere bene in conto, con il franchise più identificativo di Microsoft. Non credo che sia più il più importante a livello commerciale, neanche un po', non credo che lo sia, ma credo che sia ancora il franchise che più è identificato come proprio il franchise Xbox. Quindi non hanno scelto di farlo con un franchise a caso, non hanno deciso di farlo con uno studio a caso, hanno preso la cosa più proprio marchio Xbox che hanno in questo momento, hanno cambiato il nome in Halo Studios, e quindi è un ribadire la forza del marchio, reinvestirci e associarlo alla Real Engine, e quindi confermare con uno dei loro studi di punta che hanno intenzione di lavorare in questa maniera d'ora in poi. Ora, come sarà questa cosa? Giustamente dice: molto facile trovare manovalanza per la Real Engine 5 con motori dedicati, spesso di formarti personale e so soldi. Sì, c'è anche un'altra cosa da dire però. Ho parlato con uno sviluppatore che fa parte proprio del team di ricerca e sviluppo di Unreal Engine e ci lavora, diciamo, dietro le quinte. E l'utilizzare la Real Engine come la cosa più abbordabile a disposizione e utilizzarlo come la migliore risorsa a disposizione per quello che dobbiamo fare sono due cose completamente diverse. È praticamente uno studio più o meno indipendente che sceglie di sviluppare su Unreal perché è più facile trovare la gente, perché non dobbiamo sviluppare qualcosa di proprietario, perché ha quello che ci serve senza troppe rotture di balle. E, per esempio, The Coalition, che lavora su Unreal da tantissimo tempo e ha con tutta probabilità sviluppato un sacco di tool interni e proprietari, pur rimanendo su Unreal, e se non altro un workflow proprio dello studio, per arrivare a fare la serie di Gears, nel caso di The Coalition. Io credo che succederà la stessa cosa con Halo Studios. Io credo che avranno una stretta e forte collaborazione con Epic Games per arrivare a fare quello che gli serve. Credo che Microsoft stia puntando ad avere un nuovo The Coalition all'interno dei suoi Xbox Studios. Quindi un altro studio assolutamente di punta e di qualità per offrire la nuova era del franchise di Halo, che ricordo essere il più identificativo di Xbox. Credo che l'obiettivo sia quello proprio di utilizzarlo come di nuovo franchise di punta per vendere Xbox, per vendere l'ecosistema Microsoft anche a nuovi giocatori. E se qualcuno si sta chiedendo se, secondo me, un domani porteranno Halo anche su PlayStation, io non vi so dare la risposta a questa domanda. Può sembrare strano adesso, ma sembrava strano anche portarci Sea of Thieves su PlayStation, così come sembra stranissimo, ma i rumor sembrano confermarlo, che arriverà Forza Horizon su PlayStation. E se arriva Forza Horizon, ragazzi, secondo me diventa molto più probabile anche l'arrivo di Halo. Magari a distanza di un anno, però, o due, quello che diavolo è. E magari però, ed è l'ultima cosa che voglio dirvi, non si tratterà soltanto di avere un nuovo Halo ogni tot anni e magari all'inizio di ogni nuova generazione. Siccome hanno già detto che stanno lavorando a più titoli, c'è la seria possibilità che stiano lavorando a un nuovo gioco principale di Halo e anche qualcos'altro. Dopotutto gli spin-off di Halo esistono già da un po', tipo Halo Wars, no? Io credo che stiano reinvestendo sul franchise non solo per un nuovo titolo, ma un po' per tutto, per trasformare Halo Studios in uno dei nuovi studi di punta di Microsoft, un po' come Naughty Dog, ok? Se Playground è la Insomniac di Xbox, se The Coalition è la guerriglia di Xbox, secondo me vogliono rendere gli Halo Studios la Naughty Dog di Xbox, noti per, nel loro caso, The Last of Us, iconico assolutamente di PlayStation, e che però sta sviluppando anche altre cose oltre The Last of Us.
ok? Capite che cosa intendo? Questa è secondo me la più probabile delle situazioni, ma di nuovo fatemi sapere che cosa ne pensate, perché è ovviamente una speculazione e ogni opinione è benvenuta. Faranno anche dei remake probabilmente, è possibile, però di Halo abbiamo già la Master Chief Collection, che è di fatto un grosso progetto di remastered e riproposizione dei vecchi titoli di Halo. Io ho come l'impressione che nel loro caso si concentreranno di più sul futuro. Rockets, ciao! Non è solo Infinite, Halo è una minestra riscaldata già al quarto capitolo, buona minestra, ma è più un gioco importante come nella sua epoca d'oro. Infatti, e credo che vogliano invertire proprio questa tendenza qui. D'accordo? Infinite non è andato malissimo. Infinite non è Concord. Infinite ha venduto, ha avuto i suoi giocatori, decisamente non abbastanza, non nel momento giusto, e non ha avuto la ricezione che doveva avere. Proprio no, quindi credo che sia un fallimento, però non così catastrofico. Ma non è abbastanza. E Microsoft credo che sappia e credo che non voglia ridurre la sua IP più identificativa in questo stato in cui è attualmente. Nessuno sta parlando di Halo. Microsoft vuole che si ritorni a parlare di Halo. Se così comprare subito Series X, è una nuova attrattiva questa qui, che ti fa comprare Series X, ma non necessariamente solo la console. Puoi giocare a giochi di Halo sul PC, o tramite cloud, o tramite Steam Deck, o tramite altre cose. Non so se seguite i forum dev di Microsoft, sapete che vengono eliminati tutti i post riguardanti Fable? No, questo non lo sapevo assolutamente. Zero. Che è successo? È qualcosa che non so? Si vocifera qualcosa di nuovo? Questa non la so proprio. Microsoft ha unito tutti gli studi Xbox con il loro software team e ha creato una piattaforma che consente di utilizzare maestranze e competenze in maniera cooperativa molto ambiziosa come cosa. Sì, e questo è già da un po' che sta tentando di farlo. Domenico, ciao. Sono appena arrivato, cosa vuol dire rivoluzione Halo? Ne abbiamo letteralmente parlato fino a un minuto fa. Ne stiamo ancora parlando un pochettino. Ho fatto tutta una disamina, più abbiamo visto il video della nuova era di Halo. Ah, massima segretezza per Fable? Ok, ma in senso positivo, nel senso che non vogliono evitare fughe di notizie per avere la grossa sorpresa al momento del lancio, o stanno cercando di non parlarne perché qualcosa sta andando storto? Perché entrambe le cose possono essere valide. Faccio il Game Pass su PC ora se esce il nuovo Halo. Allora ragazzi, poi riguardo al nuovo Halo, vi voglio dire questo. Io non so se arriverà per la nuova generazione, perché ci sono un po' di cose da considerare. Tutto dipende se considerate i rumor validi, quelli che già abbiamo sentito, ovvero pare che Microsoft voglia lanciare la nuova generazione nel 2026 in anticipo rispetto alla concorrenza, d'accordo? E se è così, vuol dire che probabilmente vuole un nuovo gioco di Halo nel 2026. Uno potrebbe dire Gears, però Gears l'hanno già presentato. Ok? E probabilmente uscirà inizio 2026. Secondo me Gears sarà il canto del cigno di Series X, non il primo gioco della next gen. Secondo me. E se è così, vuol dire che hanno in mente di sviluppare il nuovo Halo in tempo per la next gen. Uno potrebbe dire, però aspetta, sono solo 2 anni. Ok, però quello che voglio dirvi è che sì, 2 anni sono decisamente pochi per un nuovo Halo, cioè per un nuovo gioco con queste prospettive, con uno studio quasi nuovo di pacca post-rivoluzione in cui si utilizza un nuovo engine, eccetera, eccetera. Ma probabilmente, ragazzi, se stanno pubblicando adesso, perché è recentissimo il video che abbiamo visto, un video così bello pomposo, mostrando questa nuova via, è perché a tutto questo io credo che ci stiano lavorando già da un bel po'. Io credo che questa trasformazione di Theory for 3 stesse avvenendo già da probabilmente qualcosa come 2 anni. All'uscita di Halo Infinite, che è stata a fine 2021 se non ricordo male, è iniziato il periodo caos in cui Microsoft ha capito di essere molto scontenta di come andavano le cose con Halo.
credo che abbia preso del tempo per prendere una decisione e poi abbia, di concerto con 343, iniziato a delineare una nuova strategia, che con tutta probabilità è cominciata nel 2022. Ok? E questa nuova strategia, già dal 2022, probabilmente prevedeva già l'utilizzo della Real Engine, cambio di nome dello studio e tutto quanto, eccetera, eccetera. Ora siamo nel 2024, abbiamo visto il video di presentazione della nuova era di Halo, ma magari è già 2 anni che ci lavorano. E parte del lavoro prevede con tutta probabilità il nuovo Halo. Almeno questo è quello che penso io. Però di nuovo, ragazzi, è una speculazione sulla base di quello che abbiamo visto, eh? Non è affatto detto che sia così. Jody, ciao! Che bella voce che hai, ti ho detto che lo dirò ogni volta che entro le tue live. Grazie mille. Come stai? Questi ultimi 2 giorni non proprio benissimo, è tornata l'insonnia a bussare alla stragrande, ma si va avanti e sono comunque molto contento dei risultati. Ma per dire, con i P che amo e che mi manca tanto. Sì, beh, lo so, nel senso, ci sono tante persone che amano Halo, ma non abbastanza secondo me. Microsoft questo lo sa. Anche il prossimo Tomb Raider sulla Real Engine 5, ok. Bene. Richiede cosa ne pensi del combat system di Ghost of Tsushima. A me è piaciuto molto, abbastanza intuitivo, ma bello. Piaciuto anche a me, devo dire. Non è... cioè, va bene. È un combat system ok, dignitoso e soddisfacente. Diciamo... la parte alta della media, secondo me, il combat system di Ghost of Tsushima. Vediamo cosa faranno con Ghost of Yotei. Se sarà tanto un more of the same o avranno tante piccole rivoluzioni. Non ne ho idea, proprio non lo so. Paul Maserati, Cima, Luca 8 Video, grazie mille dei follow, ragazzi, benvenuti. Allora, gente, altri 10 minuti. Domanda libera, chiedetemi quello che volete. Dopodiché stacchiamo perché non c'ho molto tempo, c'ho tantissimi giochi da registrare in questo periodo, ragazzi. Hanno anche annunciato, giusto perché c'erano già pochi giochi che uscivano a ottobre, hanno pure annunciato Red Dead Redemption 1 per PC e io non l'ho mai giocato, e che cazzo fai, non lo recuperi? Per la cronaca, la Fregnimamida un pochetto, è un pochetto. Felicissimo, però anche un po' la Fregnimamida, un pochetto. Quando arriva il detective? Vabbè, ma scusa. Hunter, sei stato molto generoso, però devi anche capire che il detective fa un po' come gli pare. Non è che adesso quando arriva il detective lui di botto arriva così dal... Sento una situazione di déjà vu. Dopo che Chris mi aveva detto che sarei dovuto tornare in live molto presto perché qualcuno avrebbe fatto di nuovo capolino, io non gli avevo creduto. Non ritenevo possibile che qualcuno sarebbe stato così folle da fare di nuovo una donazione così generosa e accattivante. E quindi, oltretutto, richiamandomi qui come se non avessi nulla da fare. E invece, rieccoci qua, esattamente come l'ultima volta, a dire: Hunter, ma sei di nuovo tu? Cosa dovrei fare adesso? Leggo qui che ci sono 300 donazioni. E l'hai fatto anche di nuovo adesso. Adesso. E quindi, come funziona in questo modo? Se fai una serie di donazioni devastanti mentre io sono già qui, che cosa dovrei fare adesso? Cos'è? È un'evocazione per Chris questa? Praticamente quando ci sono io e uno fa gigantesche donazioni, invece viene richiamato Chris? È un po' strana come cosa. Non credo che sia possibile. Manco per il cazzo, detective, continua. Ho capito. Va bene, devo rimanere fermo qua. Questa volta me la sono meritata, devo dire. Me la sono andata a cercare perché non ho considerato che cosa sarebbe successo se fossi venuto un'altra volta qui richiamato dalla stessa identica persona. È un po' come quando tu vai in un posto, per 10 volte succede esattamente la stessa cosa, ma per qualche ragione la testa ti dice che l'11ª sarà diversa. È un po' come quando una ragazza che ti ha tradito con 6 persone differenti
ti dice «No, d'ora in poi non ti tradirò mai più». E tempo 2 settimane la trovi a letto con l'emblematico postino. È un po' la stessa situazione, giusto? Però con le sub. Se pensate che questo non abbia alcun senso, in realtà è perché so soltanto io che cosa c'è dietro a tutto questo. Questo è un tentativo chiarissimo di depistaggio dal mio lavoro che riguarda cose troppo importanti e Hunter è senza dubbio un esponente dei poteri forti che vuole tenermi lontano dalla scoperta della verità. Non trova altro modo e quindi cerca di ostacolarmi sempre richiamandomi qui e distogliendomi dai miei compiti. Voi non avete idea di che cosa sto scoprendo. Degli intrighi così oscuri che potrebbe farvi accaponare la pelle. E ogni volta che qualcuno si dimostra un esponente dei poteri forti così chiaramente, è per me motivazione ulteriore per continuare ancora come se fosse l'ultima cosa che io debba fare. Tranquilli, non demorderò. Voi che ci tenete alla verità indiscutibile, sappiate che malnati come Hunter non mi distoglieranno dalle mie investigazioni per sempre. Alla fine ne verrò a capo e vi dimostrerò con prove inequivocabili e schiaccianti tutti gli intrighi del nostro mondo videoludico e non. Siate certi che lo farò e siate certi che presto sentirete parlare di questa cosa. Sappiatelo. Ora, Chris, che dobbiamo fare? Sei stato richiamato tu, giusto? E allora che cosa diavolo aspetti? Mi sembrava che fosse un po' insofferente, quindi mi sono richiamato all'ordine. Bene, ok, avete sentito? Giusto? Abbiamo richiamato per l'ennesima volta, sta cominciando a sospettare che ci sia qualcuno dietro tutto questo. Il che è un pessimo segnale, fossi in voi starei attento. Va bene, ok. A parte gli scherzi, Hunter, grazie di cuore, di nuovo. Sono altri 31 abbonamenti regalati, ma che diavolo sta succedendo? E oltre... Aspetta, non mi ero reso conto di una cosa. Siamo arrivati a 900 sub. Non avevo fatto i conti. Ero lì, mica mi ero accorto di questa cosa, ero troppo impegnato a fare... No, ero troppo impegnato a essere svenuto mentre c'era il detective. Io penso che oggi farò un saluto silenzioso e sommesso. Ragazzi, grazie di cuore per aver assistito a questa live. Io sono stato privato dell'utilizzo delle parole da questa quantità di sub regalate. Grazie mille, Harold Duke, grazie mille dei bits e niente, ho dovuto, lo so. È un po' come quando vedi uno che è andato al tappeto a furia di cazzotti e non puoi perdere l'occasione di dargli un bel calcetto sugli stinchi. Quando... grazie. Però con le sub, tutto questo, e se pensate che il paragone non significhi un cazzo, avete perfettamente ragione. Perfetto. Stasera pizza? Grazie Hunter di ricordarmi il fatto che avevo una fame del diavolo e che mi avete appena fatto un sacco di donazioni, e quindi potrei anche decidere di festeggiare. Voi state attentando alla mia grassità. No, non significa niente quello che ho appena detto. Voi state attentando alla mia linea e state cercando di... prorogare la mia grassità. Ecco, detta meglio. Sì. State prorogando la mia grassità, vero? È questo l'obiettivo. Ho appena capito qual è l'obiettivo finale. Hunter, tu mi vuoi tondo. Ho capito qual è l'obiettivo finale di tutte queste donazioni. È questo, vero? Ti ho finalmente scoperto. La grassitudine, sì. Esattamente. Assolutamente la grassitudine. Non è grasso, è cervello, sì, però... sì, collocato nella parte sbagliata. Sì, proprio quello. Ciao il Supremo, grazie mille della Subcom Prime. Ciao Vincenzo, buonasera. Dritto a curva, una linea è sempre una linea. Sì, e possiamo salutarci così con una massima di un mio amico che dice sempre: guarda che io ci tengo moltissimo a rimanere sempre in forme. Bene,
Con questa penso che ci possiamo salutare. Grazie di cuore tantissimo per quella che è stata una sabato non voluta, una live normalissima che si è trasformata di nuovo nel delirio. Grazie, grazie, grazie di cuore, ragazzi. Era il numero che volevo tondo. Ah, secondo me non è solo il numero, anche me vuoi tondo. Va bene, grazie. Grazie a tutti, ragazzi, mi raccomando, seguitemi qui su Twitch, se ancora non l'avete fatto. Pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok, dove c'è la community. Supportate il canale tramite vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming e soprattutto il Patreon. E iscrivetevi anche ai miei due canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo, ragazzi? A parte gli scherzi, grazie, grazie, grazie infinitamente di cuore per le live come queste, mi lasciano davvero senza parole. Grazie, grazie, grazie davvero.